Salve, ben ritrovati con l'altra campana. Oggi abbiamo il piacere di avere nei nostri studi per l'ultima puntata, per l'ultima intervista di Teleblu della settimana, Francesco Caringella. Benvenuto. Grazie. Magistrato, io ho bisogno di leggere una sua breve biografia perché insomma le cariche sono state tante: già ufficiale della Marina Militare, commissario di polizia, magistrato penale in servizio presso il Tribunale di Milano, consigliere di Stato dal 97 e attualmente è consigliere riveste la carica di componente della commissione di garanzia presso l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Oggi però nei nostri studi è in qualità di scrittore perché c'è stata ieri la presentazione a Foggia di quella che può essere considerata la sua opera prima, speriamo non unica, opera prima, che è Il colore del vetro. Ve lo faccio vedere, il libro del magistrato Francesco Caringella. Naturalmente ci sono stati ospiti illustri ieri alla presentazione di questo libro. Di che cosa parla Caringella? Beh, definire il libro è sempre difficile, forse è meglio raccontarlo, nel senso che questa è una storia di amicizia. Sono due ragazzi di 25 anni, entrambi meridionali, i quali si conoscono in occasione del concorso in magistratura. Uno dei due aiuta l'altro con un consiglio decisivo a superare il concorso. Poi le due vite si sgranano, parallele, lontane, distanti, per oltre 10 anni, e però questo incontro, che pure è durato pochi secondi, condito da uno sguardo molto rapido, rimarrà un filo rosso che li riunirà, per cui i due si cercheranno, senza saperlo, ma ostinatamente, fino a quando il capriccio del destino non li riunirà nel modo più inaspettato in occasione di un processo penale. Quindi una storia di amicizia, una storia di incontri con la colonna sonora di un processo penale e con lo sfondo solenne e in qualche misura ingombrante di un'aula di giustizia. E l'ha definito un legal thriller. Sì. Beh, le definizioni sono sempre difficili. In occasione delle presentazioni il libro è stato definito nei modi più disparati: giallo, semi-giallo, un libro che si tinge di giallo, legal thriller, semi-legal thriller, semi-legal thriller, romanzo filosofico, psicologico, dramma, polpettone e quant'altro. Polpettone mi sembra un po' ingeneroso. Polpettone è un po' troppo ingeneroso e di questa definizione è l'unica che rifiuto decisamente. Anzi, il libro vuole essere snello e vuole dare un messaggio chiaro e secco in qualche misura. La peculiarità comunque, se vogliamo provare ad analizzarlo con una lente di ingrandimento, è che è un legal thriller raccontato con l'occhio del giudice. Abbiamo migliaia di gialli giudiziari dei tempi della Bibbia che ospita nel libro di Daniele il primo giallo della storia, però mai, tranne forse Sciascia in Porte Aperte, però con un libro in quel caso di denuncia civile e politica, mai un giallo giudiziario è stato raccontato con l'occhio non del pubblico ministero, dell'investigatore e dell'avvocato, ma del giudice che deve risolverlo in un processo apparentemente semplice, ma che come tutte le cose semplici diventa terribilmente complicato. Quindi si vuole mettere il lettore nella testa del giudice e fargli vivere il processo della decisione, il tormento, l'ansia e anche il fascino. Ecco, appunto, questo non è un libro di denuncia, è più che altro una riflessione intimistica su quella che è la persona del giudice, anche l'uomo giudice. Beh, è così. Sì, è proprio così. Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, diceva, con una definizione secondo me bellissima, che un romanzo è una dichiarazione di amore nei confronti dell'umanità, nel senso che è un atto di curiosità verso il genere umano, di cui si ritiene di avere angoli, anfratti e spiragli da raccontare. Per cui ogni romanzo ha per oggetto, al di là della storia e al di là dell'intreccio, un uomo, un'umanità, uno scampolo di umanità. Io ho pensato che un giudice, per la complessità del ruolo, per la difficoltà del compito, per la temerarietà della funzione, sia un esemplare della razza umana
meritevole di essere raccontato, anche per evitare le deformazioni, perché spesso il giudice è raccontato con metri falsificanti, la politica, la toga rossa, l'età, il giudice ragazzino, il sesso, Hilda la rossa, la competenza, il giudice incapace, ma non è mai stato raccontato con il parametro principale, chi è il giudice come uomo, prima ancora che come tecnico e come burocrate. E che rapporto soprattutto ha con la verità, anche perché il titolo da questo punto di vista non è casuale, è emblematico, il colore del vetro. Sì, il colore del vetro mutua appunto il titolo dall'autore spagnolo Duque de Rivas, un campione del romanticismo ispanico, che recita più o meno così: in questo mondo traditore non esiste né verità né menzogna, tutto dipende dal vetro, in spagnolo si dice il cristal, il vetro attraverso cui si guarda, si mira. Quindi la verità oggettiva non esiste, la verità assoluta è impossibile, la verità è soggettiva. L'accertamento della verità nei rapporti umani e ancora più in un processo dipende dalla voglia di cercarla dal punto di vista giusto, dall'uso del colore del vetro giusto. Questo problema dell'accertamento della verità in un secolo come quello appena passato, che è stato definito da Nietzsche il secolo dell'addio alla verità, dell'abbandono della verità, questo problema che tutti noi incontriamo della ricerca della verità pur nella sua relatività è un problema che per il giudice è particolarmente drammatico, perché il compito del giudice è un compito per certi versi disumano: accertare la verità al fine di giudicare e di decidere della vita di altri uomini. Quindi si affronta il problema, l'affanno, la sfida, il mistero dell'accertamento della verità considerando i due grandi ostacoli che la verità conosce: la menzogna, che è molto più affascinante e molto più seducente della verità, quindi è un impostore, è un nemico fortissimo, e il nemico ancora più grosso che è la convinzione. Diceva Cicerone che c'è un nemico più grosso per la verità rispetto alla menzogna, che è la convinzione, il pregiudizio, l'aver deciso in partenza, l'avere della persona o dei fatti una idea preconcetta. Il colore del vetro giusto deve essere quello che evita il pregiudizio e che evita il preconcetto. Senta, che cosa spinge un magistrato a scrivere della figura del giudice, soprattutto in un momento come questo? Io non so, me lo dirà lei certamente, quando lo ha immaginato questo libro, quando ha cominciato a scriverlo, però certo è che cade in un momento particolarmente delicato, no? Un momento storico del rapporto con la giustizia, con la figura del giudice, con la verità, non ce lo nascondiamo, insomma è in atto anche un'operazione spesso di screditamento, c'è un rapporto diverso forse rispetto a quello che c'era nel passato. Sì, io devo dire, sono stato particolarmente sfortunato, perché sono entrato in magistratura proprio nella fase in cui è terminato l'amore dell'opinione pubblica, la stima quasi sacrale e persino eccessiva del giudice, ed è iniziata la fase, per ragioni varie che non mi interessa in questa sede approfondire, del discredito, della diffidenza, dell'opinione negativa. Diciamolo francamente, la gente e l'opinione pubblica, in modo, secondo me, preconcetto anche in questo caso, hanno della giustizia e dei giudici un'idea negativa, facendo spesso un'equazione: la giustizia che non funziona significa che il giudice non è obiettivo, non è sereno, non è capace, non è appunto idoneo. Questo in fondo è una delle tante molle che mi hanno spinto a cercare di spiegare, senza facili seduzioni e senza semplificazioni, spiegare alla gente che il giudice è effettivamente un esemplare della razza umana, uguale agli altri. È assurdo pensare che sia peggiore degli altri, come che sia migliore. È un esemplare che ha le debolezze, ha le incertezze, i desideri, ha la noia, ha il torpore, ha le ambizioni di ogni uomo. E però è un uomo che bisogna conoscere, bisogna cercare di spiegare per far capire alle persone in qualche misura qual è la complessità del pianeta umano e quali sono i rischi che il giudice corre nell'esercizio della funzione. Non è la politica, non è la ricchezza, non è l'onestà minata dalla corruzione, queste sono semplificazioni. I rischi veri che il giudice incontra, secondo me, come ogni potente,
sono la seduzione del potere e quindi il rischio che il potere disumanizzi, che il carrierismo, che la voglia di emergere lasci in secondo piano l'effettività della funzione, e l'altro rischio è la burocratizzazione. La sciatteria, la noia, il disincanto, il perdere quel fuoco sacro di una funzione che è estremamente importante, quindi perdere il contatto con la realtà viva delle persone e dell'umanità su cui il giudice va ad incidere. Senta, domanda da un milione di Sì. dollari. Che tempo è questo per la giustizia italiana? È un tempo certamente difficile. Per i problemi che la giustizia ha. A mio parere, il problema principale della giustizia, anche nel libro ne parlo, non è il problema della politicizzazione, il problema dell'onestà, il problema della capacità, perché i giudici, come tutti gli uomini, sono in linea di massima, percentualmente, in modo maggioritario, onesti e assolutamente dediti in modo sincero alla professione. Il problema principale è la tempistica. Io dico in un passo del romanzo che una giustizia che arriva tardi è sbagliata in partenza. Anche la sentenza migliore del mondo, se arriva dopo il tempo fisiologico che la domanda di giustizia richiede, è una giustizia inutile. Quindi lo sforzo che ognuno di noi e che la macchina della giustizia deve profondere con l'aiuto anche del legislatore, che troppo spesso di questo problema dell'efficienza si dimentica, è rendere la giustizia una macchina veloce, efficiente, anche perché i tempi rapidi rendono gli errori giudiziari meno pericolosi e conseguentemente più fronteggiabili. Quasi, diciamo, quasi scontato, viene una battuta banale in modo da poter rendere giustizia, no? Sì. Perché poi quando i tempi sono troppo lunghi si Maria, mi ricordo inghiotta. un aneddoto, se posso citarlo, di mio nonno, che era di Adelfia, un paesino vicino Bari, e si chiamava Tir Tir perché, diciamo, era un agricoltore commerciante, tirava sempre sul peso, sul prezzo. Insomma, lui fece una causa proprio nel Foggiano contro il Mezzadro per problemi, diciamo, economici. Questa causa durò 15 anni. La vinse la causa, fu convocato dall'avvocato a Foggia, mi piace raccontarlo qui questo aneddoto, il quale lo ricevette in pompa magna e gli disse: Giuseppe, abbiamo vinto la causa, devi avere dal tuo avversario 10 lire. All'epoca, parliamo degli anni 30, se non 20. Quindi, considerando che la mia parcella è di 15 lire, mi devi dare 5 lire. E mio nonno, da gran furbone, finse di non aver capito, chiese all'amico: ma ci ha detto? Cioè, è assurdo che chi vince una causa debba rimetterci. E questa è la conseguenza di una giustizia che ha tempi così titanici che il risultato positivo arriva a tempo scaduto ed è quindi inutile, se non addirittura dannoso. E l'Italia, insomma, su E questo l'Italia, è diciamo maestra, richiamata che più e più volte, ma sì. evidentemente ancora incapace di una riforma profonda in questo Non c'è senso dubbio, non c'è del dubbio. sistema. Abbiamo, insomma, siamo usciti un po' fuori dal binario, che invece è quello del libro, ve lo faccio rivedere, Il colore del vetro, Francesco Caringelli, il magistrato qui con noi, che ieri a Foggia ha presentato la sua prima opera, di scrittore. Ce ne saranno altre? Devo dare una brutta notizia ai telespettatori, ce ne sarà un'altra che è già quasi pronta. Ah, Quindi ecco, quindi scaglio la presenteremo. minaccia in modo ufficiale, speriamo di rivederci qui Presenteremo anche per l'altra. questo Senta, che secondo tipo di libro. pubblico ha fondamentalmente un'opera del genere? Ma mi sta piacendo osservare l'eterogeneità del pubblico. Io credevo e temevo che il pubblico fosse di addetti ai lavori, E quindi giudici, invece no. avvocati, giuristi, studenti che studiano per diventare magistrati. Invece la cosa più bella è che giovani, anziani, casalinghe e professionisti in altri campi siano interessati. Questo mi dimostra che il pianeta giustizia e l'umanità del giudice, che lo impersonifica, sono interessanti non tanto e non solo per chi li pratica, ma anche per chi non li conosce ed è attratto da questo grande mistero che è la macchina che
infernale, kafkiana della giustizia. Della giustizia. Grazie per essere stato con noi. Grazie. In bocca al lupo. Grazie per questo mille. E per naturalmente il prossimo lavoro, che lo ricordiamo, l'uscita è insomma imminente, medio termine, mettiamola così. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. A voi tutti, ci vediamo domani, arrivederci.